Ben ritrovati a questa nuova lezione del nostro corso sugli script bash. Siamo ormai giunti a quota 14 e ci avviciniamo al termine di questo lungo viaggio, nel quale abbiamo visto, fino alla lezione precedente, diciamo così, una presentazione, lezione dopo lezione, dei quelli che io ho chiamato mattoncini necessari a comporre uno script bash che abbia senso, che possa funzionare, che possa essere utile a svolgere un compito ben preciso. Ecco, diciamo che il confine che ho stabilito nel mio corso è un po' questo. Quindi, fino alla lezione numero 13, ho presentato cose necessarie, diciamo così, allo script. Da indispensabili a necessarie, magari non proprio obbligatorie, ma necessarie, o che possono sempre tornare utili, mentre qui, dalla lezione 14 in avanti, diciamo che ci dedichiamo un po' alla cosmesi, ecco, a rendere un po' più carino, un po' più confortevole sia l'aspetto estetico, come si presenta il nostro script, sia l'uso, ecco, renderlo un po' più pratico, un po' più carino da usare, un po' più invitante. Ecco, da cosa partiamo? Dall'argomento della lezione 14, che è aggiunta della formattazione. Cosa intendo per formattazione? Ecco, qui specificatamente intendo rendere un po' più vivace l'interfaccia terminale, praticamente. Avete visto durante 13 lezioni che abbiamo eseguito vari spezzoni di script, di codice, sempre nel nostro terminale, con la sua bella scritta bianca su sfondo viola, che è lo standard del terminale di Ubuntu, eh? Dunque, naturalmente questo è uno standard di Ubuntu. Quando lo installate, vi trovate il terminale impostato così. Ciò non toglie che potete cambiare ciò che volete, quindi il colore di sfondo, la trasparenza, il tipo di carattere, eccetera, eccetera. Volendo si può cambiare, anche se io mi chiedo sempre perché dovrei perdere tempo a fare queste cose quando il terminale funziona già così. Comunque, a chi ha interesse può entrare nelle varie personalizzazioni, nei profili del terminale qua, e giochettare un po', giocare con le varie impostazioni. Ciò non toglie che, appunto, in altre distribuzioni Linux, molto probabilmente il terminale ha altri caratteri, altri colori, eccetera, eccetera. Comunque, ciò non toglie che, per quanto ci riguarda, visto che noi stiamo usando Ubuntu, abbiamo un terminale con scritta bianca e sfondo violetto melanzana, va? Diciamo così. E allora, in questa lezione, vediamo come migliorare l'efficacia del nostro script con un po' di formattazione, cioè usando anche dei colori, dei tipi, delle formattazioni del carattere, in modo che magari da far spiccare dei messaggi piuttosto che altri, o da far risaltare delle informazioni in mezzo a tante altre. Ecco, come si fa? Semplicissimo. Tutto questo è possibile grazie ad alcuni comandi che possono essere assegnati a delle variabili per un utilizzo più confortevole. Cosa intendo? Lo vedete qui sulla sinistra, dove ho preparato il consueto pezzo di codice che accompagna la nostra lezione, e vedete che qui vi ho già preparato tutta la serie di possibili formattazioni. Qui è già tutto pronto, eh? Se vi piace questa cosa e la volete riutilizzare in un vostro script, potete prendere tranquillamente tutta questa parte e copiarvela appunto nel vostro script. Quello che ho appena detto qua è che, appunto, si possono usare determinati comandi assegnati a delle variabili per un utilizzo più confortevole è questo. Vedete che io ho impostato delle variabili, per esempio questa sottolineato, con un'espansione di un comando che è questo. Ecco. Diciamo che, visto che è già tutto preconfezionato, che vi basta far copia e incolla, voi basta farlo
puoi utilizzare queste variabili che sono autoesplicative dal loro nome. Ecco, qui vedete già sottolineato, immaginate cosa può fare, sottolineerà il testo, non sottolineato interromperà la sottolineatura, il grassetto voilà, l'inverso renderà lo sfondo inverso al colore del carattere, normale farà tornare tutto normale come lo vediamo qui adesso, questo è considerato il carattere normale. Eccetera, eccetera. Ecco, txt rosso vuol dire il testo in rosso, i vari colori. Txt sfo rosso vuol dire testo con lo sfondo rosso. Poi lo vediamo fra un attimo quando faremo eseguire questo script, così capiremo ancora meglio. Ecco, comunque, quello che volevo dire è che vedete che ogni comando, questo comando tput con un paio di parametri, permette di modificare come la scritta a terminale appare, in poche parole. Però noi non dobbiamo preoccuparci di tenere a mente o di avere un elenco di questo comando tput con i vari parametri, perché appunto ho già provveduto a creare delle variabili molto significative, molto più facili da usare. Quindi, assegnato il risultato di questo comando a questa variabile, basta usare queste variabili. Adesso vediamo come. Ecco, come si fa? Quindi si usano le parentesi grafiche come abbiamo imparato ad usare le variabili. Sono variabili normalissime come qualsiasi altra, quindi come facciamo a ottenere il contenuto della variabile una volta caricata? Lo sappiamo già, dollaro, parentesi graffa, variabile, chiusa parentesi graffa. E voilà. Perché le parentesi graffe? Ecco, qui lo dico, perché in realtà con il comando echo nelle varie lezioni, quello che abbiamo visto è che per ottenere il valore, il contenuto di una variabile, è sufficiente scrivere dollaro facendo seguire il nome della variabile, come qua, per esempio dollaro normale. Il problema cos'è qua? Che se innestiamo le nostre variabili di formattazione in mezzo al testo, per esempio qui echo, vedete, dollaro grassetto, il testo in grassetto, poi lo faccio tornare normale e qui scriverà normale. Il problema è che grassetto, dollaro grassetto senza queste parentesi graffe sarebbe direttamente congiunto con il testo che non c'entra niente con il comando e quindi l'interprete bash, il motore bash della shell non riuscirebbe a riconoscere la variabile grassetto dalla parola il praticamente, perché sarebbe direttamente attaccata al nome della variabile, non riuscirebbe più a distinguere dov'è il confine fra la variabile e il testo. Quindi, eccezionalmente, se vogliamo, questa sintassi per ottenere il contenuto di una variabile, che è equivalente a quella senza parentesi graffe, ci serve proprio per distinguere il nome della variabile grassetto dal resto del testo. Io qui ho mostrato le due forme, quindi quella che abbiamo usato sempre o più spesso finora nelle nostre lezioni, quindi senza parentesi graffe, e quella con le parentesi graffe. Diciamo che se vogliamo darci una regola più pratica, invece di pensare qui ce le ho bisogno o qui non le ho bisogno in questa occasione le parentesi graffe, tanto vale secondo me prendere una linea precisa quando usiamo questi comandi per formattare il testo e quindi presumo che si userà anche tanto testo da formattare, prendiamo la regola, almeno io faccio così, prendo la regola di usare sempre le parentesi graffe, anche dove non sarebbe necessario. Proprio per non dover pensare ogni volta qui posso tralasciarle o qui no, quindi prendiamo la linea diretta di usare sempre le parentesi graffe. Qui appunto ho mescolato le due forme proprio per mostrarvi la differenza. Quindi dove c'è il dollaro, vedete, la parola grassetto è direttamente attaccata alla variabile dollaro normale, ma essendoci il carattere speciale dollaro in mezzo, la variabile viene ancora riconosciuta dal motore bash. Mentre qui, essendo il finale della variabile attaccato alla parola il, quindi sarebbe grassetto il, non riesce appunto a distinguere la variabile grassetto dal resto del testo. Quindi ripeto per l'ultima volta, anche se qui ho mescolato le due forme per didatticamente mostrarvele, è meglio secondo me
mettere sempre, adottare sempre la sintassi dollaro, parentesi graffa, chiusa parentesi graffa, così non dobbiamo più pensarci e vale sempre. A parte questo, adesso faccio partire questo script, che vedete è un po' lungo perché ho usato tutti questi tipi di variabili, queste variabili per mostrarvi tutte le possibilità di formattazione, quindi facciamo partire il nostro script, quindi il numero 14. Così è più facile avendo sott'occhio il testo formattato. Ecco qua, vedete un po' quanti colori. Dunque, dov'è che parte da qua? Allora, la prima riga, vedete, il grassetto, dollaro, parentesi graffa, grassetto, il testo in grassetto e poi torna normale e la frase finisce con si distingue dal resto. E vedete che in effetti nel terminale si vede che il testo in grassetto è in grassetto e il resto continua con il carattere normale. Vedete? Quindi su un singolo comando eco posso alternare per esempio già un grassetto da un non grassetto e non è male, eh? Questo è già un bel valore aggiunto per il comfort di utilizzo e l'efficacia del nostro script quando visualizza terminare i risultati della sua elaborazione. Poi la seconda riga vedete sottolineato. Quindi vedete che l'uso di queste variabili è molto semplice, basta innestarle dove vogliamo avere l'effetto nei comandi eco, per esempio, nel comando eco che permette di visualizzare a video una stringa, basta innestare la variabile dell'effetto che vogliamo prima del testo al quale vogliamo applicare questo effetto e poi eventualmente accumulare altri effetti e poi alla fine. Se vogliamo tornare a scrivere normalmente nel terminale con il carattere standard, basta mettere sempre un normale, che questo annulla tutti gli effetti che abbiamo accumulato in precedenza. Dico così perché qui vedete, per esempio, il secondo eco parte con un sottolineato, qui è attivo il sottolineato, poi interrompe il sottolineato col non sottolineato, va avanti normale, poi attiva il grassetto e attiva assieme anche il sottolineato subito dopo. Quindi vedete che la parola né vero è sia sottolineata sia in grassetto, mentre il testo qui davanti è solo sottolineato. Voilà. E poi alla fine appunto metto il comando normale per far tornare tutto normale, il punto di domanda e il punto sono tornati carattere normale. Molto semplice, adesso non, ovviamente potete guardare voi stessi che avete a disposizione lo script, i vari effetti dei colori e non colori, non stiamo qui a commentare riga per riga perché il meccanismo è sempre quello, no? Io solo semplicemente messo un po' di esempi, anche questo che simula una cornice, vedete cornice in blu con il testo inverso blu. Quindi vedete che ho attivato l'inverso, quindi la scrittura contraria, quindi il blu come sfondo e la scritta quasi in trasparenza, insomma, nera su blu o viceversa, vedete, cornice in blu, eccetera, eccetera. Quindi guardate l'esempio, provate voi stessi, vedete l'effetto è questo. E qui ci sono tutte le possibilità, le ho messe apposta usando tutte le possibilità, vedete? Quindi possiamo colorare un testo da bianco in altri colori, ci sono questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilità, 6 colori diversi. Possiamo scriverlo con sfondo degli stessi 6 colori, quindi sempre in bianca la scritta normale, ma con lo sfondo di questi 6 colori. Possiamo scrivere appunto in inverso, quindi invertire non più scritto bianco, ma invertire rispetto allo sfondo il colore come qua. Vedete che sembra scritto in nero, in violetto, come lo sfondo e il blu, e puoi anche scrivere appunto in inverso una stringa normale di testo, tutto in inverso, quindi non è più scritto in bianco, ma sempre con il violetto di sfondo e lo sfondo colorato. Ecco. Quindi questa formattazione. Immaginatevi di creare uno script con un menu o con dei vari messaggi, magari il classico messaggio di errore in rosso per dire o rosso così. Ecco, immaginatevi di poterlo fare tranquillamente. Vedete, diamo un tocco di colore al nostro script. Ecco, tutto qua. Questa lezione termina già qui perché non c'è in effetti molto da dire.
E quindi vi saluto e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!